Sombra. TV è la presentazione dell'ultimo libro dell'onorevole Vittorio Sgarbi, Michelangelo, rumore e paura. Facciamo una domanda all'autore. Parlare di artisti conosciuti è utile per farli conoscere. Quando si tratta di parlare di Michelangelo, può rappresentare un limite? È un limite, una difficoltà e un disagio. Oggi la giornata consente entrambe le condizioni, perché da un lato ho voluto onorare questo grande scultore del Settecento romano, completamente dimenticato, che è Pietro Bracci. Devo dire che io l'ho sempre ammirato, ho una scultura nella mia collezione, e però non avrei fatto questa lapide, che lo ricorda, nel passaggio dello scultore romano verso Aversa e Napoli, quindi necessariamente passando per Alpino, se Barbara Palombelli, illustre conduttrice televisiva, mi avesse detto che era un suo antenato dimenticato e che ricorrendo il 250esimo della morte aveva avuto una lapide. La lapide doveva mettere a Roma, se non era nato e morto a Roma. Però è vero che Alpino è un'estensione di Roma ed è una città capitale per tanti versi per la cultura. Quindi ho pensato di dedicare la lapide a Pietro Bracci, che in questo barocco che parte da Roma e arriva a Napoli trova uno spazio inevitabile del percorso. E lì l'amico Francesco Petrucci, che è il direttore del bellissimo Palazzo Chigi di Ariccia, ci ha fatto vedere molte opere poco conosciute, facendo un lavoro che poteva diventare un libro, un catalogo, una mostra, e comunque portando luce su un artista dimenticato. Questa è l'attitudine principale e anche di maggiore soddisfazione, forse non popolare dei critici d'arte, nel senso che un libro su Bracci poi lo guardano mille persone, non è che Bracci diventa poi, può capitare in alcuni casi che tu riesca a far rinascere qualcuno e a farlo diventare particolarmente conosciuto. Generalmente la ricerca è un dio fine a se stessa, è fine a capire meglio un autore che alla fine era stato dimenticato o sparito. Quando sei davanti a Michelangelo, come davanti a Raffaello o a Leonardo, hai il problema di essere tu in soggezione, perché non hai niente da aggiungere a quello che è stato detto, quello che lui stesso ha fatto capire, alla popolarità che ha raggiunto per la forza delle sue opere, a tutti i libri che sono stati scritti. Quindi fare un libro su Michelangelo è un'impresa difficile e forse perfino superba, perché io non devo dire niente di più di quello che lui ha detto a me. Però, essendomi trovato nella circostanza, come ho trovato questa sera, di fare degli spettacoli a teatro, che erano secondo me assolutamente utili, e utili perché le persone conoscono le cose che danno a vedere, perché sono le più amate, e su questo è creato addirittura il paradosso che sia incompatibile che un uomo di governo parli d'arte, è incredibile, io continuo a farlo, però a parte questo, i libri che ne ho derivato su Leonardo, Raffaello e Michelangelo sono il frutto di 50-60 incontri a teatro in cui io ho cercato di far capire delle cose già conosciute probabilmente di Michelangelo, ma che nascevano dal mio rapporto con lui. Quindi diventa, non dirò un romanzo, ma un diario, cioè non quello che io dico di lui, ma quello che noi due ci siamo detti, che è quello che ognuno sente quando guarda Michelangelo, perché va a vederlo, vede delle opere celeberrime, capisce la grandezza della pietà del Vaticano, della pietà Lontanini, che oggi ho illustrato, e io ho cercato di capire perché e cos'è che rende così grandi, i più grandi ovviamente, di Pietro Bracci, di tanti artisti. Loro sono i più grandi di tutti, quindi loro parlano con Dio e ci portano la parola di Dio, e noi parlando di loro parliamo di Dio attraverso l'arte, e l'arte è la via più veloce a Dio insieme alla fede. La fede per le persone semplici, che hanno paura di morire, credono in Dio come la speranza di un'altra vita. E l'arte che è l'altra vita, nel senso che un artista del 400, del 500 diventa un artista vivo, eterno, e quindi ha realizzato la sua vittoria contro la morte. Chiunque di noi credendo
cerca di vincere la morte per andare in paradiso, l'artista sta nel paradiso dell'arte e vince ogni possibile rischio di morte, perché le sue opere vanno ben oltre il tempo della sua vita. Sindaco, una domanda che esula un po' adesso dall'arte, no? dalla lezione che lei ha fatto, anzi, produzione è stata affascinante. Le volevo fare una domanda che sono poi due. La prima è questa: lei è stato sindaco di Sutri fino a pochi mesi fa, adesso è sindaco di Arpino. Quindi la prima domanda è questa: che soddisfazione c'è? Lei che è abituato a ricoprire anche cariche istituzionali di una certa importanza, quali sono gli stimoli? C'è ancora entusiasmo a fare il sindaco di una piccola realtà come Sutri, come Arpino? Questa è la prima domanda. La seconda domanda mi ricollego un po' all'attualità e anche a quello che diceva lei prima. C'è in corso da qualche tempo una campagna di stampa da parte di un alleato, da parte della stampa ma anche della politica nei suoi confronti. Ultimamente c'è stata la questione veramente assurda di quel quadro, no? Di cui lei parlava qualche tempo fa anche in televisione. Secondo lei perché questa credine nei suoi confronti, che in fin dei conti è un divulgatore di arte, un esperto di arte che ha pochi eguali nel nostro paese e anche nel mondo? Come mai? C'è l'idea di mettere insieme alcuni esponenti di questo governo per dire che non sono degni, quindi una volta Lollobrigida, una volta Gasparri, poi Gasparri proprio ieri ha avuto il riconoscimento della compatibilità delle sue funzioni, come spero di avere anch'io in febbraio, quindi attaccare me vuol dire attaccare il governo Meloni e questo non se lo poteva aspettare. Poi sul piano invece della violenza gratuita e personale e alla diffamazione e allo stalkeraggio cui mi sottopone in particolare un giornale che si chiama Il Fatto, questo dipende dal fatto che loro coincidono a tal punto con l'azione della magistratura da sostituirsi e pensare di fare dei teoremi, per cui ne parlavo oggi con un magistrato che si occupa della vicenda di un quadro esportato che non ho esportato io, ma siccome era a casa mia, diceva che è stato sgraffi. L'altra cosa, un quadro che stava da una signora che era piena di quadri, che poi due quadri completamente diversi. E quindi questa è una specie di capriccio e di prepotenza giornalistica sistematica da parte di questi che vogliono, ma tanto non riusciranno perché io non ho niente da nascondere, quindi, però certo ci sono due componenti, una della rabbia che io determino con la mia vita e l'altra una ragione politica che è colpire un esponente del governo Meloni. Quanto a fare il sindaco è una delle cose più consolatorie, cioè vengo ad Arpino, mi sento a casa. Arpino è una città più governabile di Sutri, che è una città dominata da alcune famiglie e con una tradizione di conservazione di privilegi che qui evidentemente non ci sono, sono legati alla qualità della vita delle persone. Il fatto che sia un paese con un bilancio dissestato, con dei problemi di ricerca di soldi per alcune cose legate alla cultura, come il fatto appunto di avere un grande attore questa sera, che richiedono il contributo di mecenati o di privati per fare queste attività. Quindi questo è un piccolo problema che determina qualche, anche per il certamen, qualche difficoltà, però mi pare che come l'anno scorso, quando non ero ancora sindaco, dire che quest'anno faremo un grande certamen. E quindi questo vuol dire che la città ci crede, che al di là degli errori della politica che hanno portato il dissesto, la città crede nella sua grandezza, nella sua dignità. Io non posso fare altro che confermarla, perché siccome tutti mi conoscono, che io sia sindaco di Arpino serve a far capire che Arpino è una città di grande dignità ed è quello che Sutri ha perso. Secondo me Sutri non ha perso un buon amministratore, ha perso una voce, c'è uno che diceva vieni a Sutri. Però mettiamola così, la provincia ha acquistato, la provincia di Frosinone ha acquistato un elemento di prestigio. Quello che io posso fare, io faccio il sindaco per quello, perché mi sembra che essere utile a luoghi belli che hanno una loro buona amministrazione, ma loro convinzione dei cittadini di essere luoghi che meritano di essere visitati, non può che essere potenziata da un sindaco conosciuto che diventa l'ambasciatore della sua città. Qui comunque è più facile che a Sutri, ma è vero che ci sono comunque dei disagi, delle difficoltà. Io per esempio non ho i miei assistenti personali perché una delle ragioni delle cose che
stavamo raccontando è il tradimento di alcuni che sono stati abbandonati, non per mia volontà, ma il mio entourage ha escluso alcune persone che non possono rivendicarsi. Un altro restauratore pretendeva di avere dei soldi che io non gli davo, quindi ci sono delle ritorsioni personali che alla fine portano a dei tradimenti e delle pugnalate alle spalle. Insomma, il ministro stesso, invece di parlare con me, usa una lettera anonima per mandarlo all'antitrust. Sono tutte cose che erano dell'inverosibile, eppure sono accadute e accadono. E quindi, però effettivamente io avrei bisogno di qualcuno che è un ottimo manovratore di conflitto, un assistente che riprende il corrente. In questo momento lei mi sta riprendendo, non c'è nessuno del mio staff che riprende e poi lei mi manderà quella cosa e la metto sui miei social. Quindi se vado così, io sono un uomo abbandonato. Uomo però si difende bene. Poi chiamo di notte, sera, il sindaco non mi risponde. E saranno tra io, sono un uomo abbandonato. Permette un'altra domanda sempre sul libro. La testimonianza di Giorgio Vasari, che funzione ha quella di avvicinare? Beh, Vasari è stato... Io nei libri che ho scritto su questi grandi autori mi sono affidato a Vasari ritenendolo il più autorevole, il più autorizzato e il più intrinseco, perché ha conosciuto Raffaello, ha visto Leonardo, è stato amico di Michelangelo, quindi se vogliamo credere che quello che lui dice sia vero, lo possiamo accertare perché lui c'era. Se anche lui ha recepito delle informazioni, le ha recepite di prima mano, perché era lì a poco distanza di anni da Raffaello e da Leonardo, quindi è la fonte più sicura, non è uno che interpreta, ma uno che racconta. Quindi abbiamo ragione di fidarci ciecamente. Vasari è stato felice di essere una persona di buona qualità, ma non un genio che ha guardato e ha sentito l'intelligenza di tre geni come Leonardo, Raffaello e Michelangelo. Michelangelo in particolare. Non sarebbe Vasari senza Michelangelo, non sarebbe così vicino a noi Michelangelo senza Vasari. Ultima domanda. Raffaello sta alla chiesa come Michelangelo sta a Dio? Sì, questa è la mia teoria. Cioè, Michelangelo è più grande di tutti. Michelangelo dialoga con Dio e rappresenta la certezza che Dio esiste. Invece Raffaello rappresenta la certezza che niente è più grande della Chiesa, che nessun potere è più rassicurante e misericordioso che quello della Chiesa. Quindi lui si occupa della parte umana della religione, che è quella della Chiesa, che è potere ma anche misericordia, che è bellezza, che è organizzazione, che è pensiero, che è intelligenza, che è quello che sono le suore, i preti, cioè la forza della Chiesa come sostegno del mondo, come ama il prossimo come te stesso. Grazie, aspettiamo. Un'ultimissima, perché per questo territorio è importante, sindaco. Noi siamo figli legittimi di questo territorio, abbiamo sempre considerato il Cavalier Tarpino non per il suo valore effettivo. Ecco, io credo che ci sia in corso anche per merito suo la rivalutazione di questo personaggio. Sì. È stato considerato minore, o mi sbaglio? Un artista che è il maestro di Caravaggio, che oggi vuol dire molto. Caravaggio è cresciuto a un punto tale che il suo maestro non può che meritare attenzione. È un pittore di grande modernità, diverso da Michelangelo, da Caravaggio, e Caravaggio è un pittore della realtà, lui è un pittore di idee, di visioni, è un visionario. Le sue opere sono importanti e farne vedere alcune poco conosciute, tratte dalle chiese o anche dalla collezione, io ne ho quattro, un collezionista di Arpino ne ha acquistate altre tre o quattro, quindi far vedere un Cavaliere Arpino sconosciuto sarà una delle mostre che noi faremo probabilmente dell'attore di Cicerone, perché abbiamo qualche problema con la Fondazione Mastroianni. Allora, per intanto abbiamo aperto questa chiesa e poi avremo un attore di Cicerone, che è un monumento dello Stato, uno spazio in cui mettere una trentina di opere poco conosciute. Grazie. Aspettiamo su Cammarata Web TV per un Palazzo Magistrale. Seguite. Datemi questa Claudia, grazie di te. Thank you.
Grazie.